Allora, come da tradizione, anche quest'anno avete incontrato gli studenti. Sì, in questi 4 anni l'ufficio di presidenza ha voluto proprio puntare su questi incontri, che per gli occhi dei più giovani il Palazzo Comunale potrebbe sembrare un luogo chiuso e noi vogliamo dimostrare proprio con questi incontri che non è così. Come funziona la macchina amministrativa, il ruolo del sindaco, il ruolo del presidente del consiglio, il ruolo dei nostri assessori, il ruolo dei consiglieri di maggioranza e il ruolo dei consiglieri di minoranza. Ecco, tutto questo per far sì che i nostri giovani possano poi formare una loro coscienza civica. Oggi, come gli ho detto, siamo noi seduti in questi posti prestigiosi e di responsabilità, domani potrebbe toccare a uno di loro. Abbiamo anche consegnato una copia della Costituzione. Sicuramente questo lavoro sarà anche approfondito nelle loro classi, perché comunque ci sono dei valori importanti che i nostri giovani devono sapere. Ecco, molte le domande che sono state rivolte proprio agli assessori, insomma, il bene della città sta a cuore ai nostri giovani. Assolutamente, l'ho visto proprio che hanno partecipato e soprattutto voglio ricordare che da questi incontri, da parte mia, c'è poi una relazione che viene portata agli uffici competenti per cercare anche di risolvere questi problemi. Io mi ricordo negli incontri precedenti, per esempio, il problema del trasporto pubblico che era stato così sollevato proprio dagli studenti, è stato portato a conoscenza all'azienda, il problema della raccolta differenziata, degli spunti validi che noi abbiamo voluto sentire loro, ma poi soprattutto dare delle risposte. Di questa mattinata, che idea si è fatta? Un'idea molto bella perché intanto un rapporto con le istituzioni rilassato, cioè in cui finalmente la vicinanza alle istituzioni. Poi è stato un lavoro preparato a scuola e che verrà poi ripreso, quindi ha anche una ricaduta perché si dice appunto che l'educazione alla cittadinanza è un'attività trasversale. E queste sono le occasioni in cui proprio si fa educazione alla cittadinanza, quindi ci siamo interrogati un po' su come funziona il comune, abbiamo fatto fare domande, poi riprenderemo in classe le risposte, insomma riaffronteremo l'argomento in maniera un pochino più concreta, anziché dirlo in astratto, abbiamo visto come è fatta la sala consiliare, chi sono gli assessori, di che cosa si occupano e credo che per i ragazzi sia più semplice così che leggerselo sui libri, anzi ne sono sicuro.